Si poteva dire e anche di più, però io un paio di cose comunque penso di doverle dire comunque. La prima è grazie, un grazie che è doveroso riferire a tantissime persone, tantissimi enti, io comincerò a citarne un po' e poi mi devo per forza fermare perché sennò stiamo qua tutto il giorno. Ovviamente grazie all'amministrazione comunale e al sindaco. Grazie alla consigliera che è la nostra, diciamo, abbiamo sempre citata come la nostra madrina e non è ancora arrivata la consigliera di parità, la ospiteremo, cerchiamo di fargli due parole anche lei. Le grandi apporti che abbiamo avuto sono sicuramente dalle fondazioni, in particolare la Fondazione Lonati. Molto generosa come supporto. Abbiamo avuto il supporto della Fondazione della Comunità Bresciana, abbiamo avuto la Fondazione della Casa di Dio che qui ci ha dato questo locale in convenzione che veramente è stato esaltato dal lavoro del nostro architetto Bona con grande impegno e perseveranza. Abbiamo la Fondazione del Marcello Gabana. Abbiamo la Fondazione SM, la Fondazione Giovanile Bresciana, ci hanno dato davvero tanto spirito, tanto supporto e quello che interessava a noi era riuscire a realizzare in breve tempo, anche con un impegno economico, giustamente è da dire, ci voleva. I consiglieri che hanno dato della cooperativa Bibè, che hanno dato un apporto encomiabile, hanno dato parte della loro vita. Vorrei un applauso per i nostri consiglieri. È davvero encomiabile. Abbiamo tante aziende che ci hanno supportato, comincerò a dirne alcune, però non voglio fare davvero differenze. Ci hanno aiutato Ubibanca, ci ha aiutato Pedrali, ci ha aiutato Rossa, ci ha aiutato Franciacorta, ci hanno aiutato Tempini, Far. Perdonatemi, mi devo fermare perché uno la memoria è veramente il numero di persone è enorme e aziende che ci hanno supportato. Grazie, però per noi vengono davvero dal cuore. La seconda cosa che volevo dire, e chiudo, è che tutta l'anima che avete sentito oggi dal sindaco, dal presidente, è vera e parte l'ho espressa anch'io. Ma vorrei dare un segno concreto di questa realtà. Noi stiamo già consuntivando dei risultati. Non siamo ancora partiti, ma dei risultati abbiamo già avuto. I ragazzi hanno già fatto un corso di formazione, l'ABA Mantegna. Hanno fatto dei corsi sulla sicurezza perché per essere qua hanno già iniziato il loro percorso lavorativo come un vero dipendente, hanno fatto i corsi di HACCP per lavorare ovviamente in ambito di ristorazione. Alcuni ragazzi negli ultimi giorni hanno lavorato oggettivamente, hanno aiutato a montare i mobili. Alessandro ha già lavorato 2 giorni interi in laboratorio. Sono i progetti educativi e formativi che abbiamo affidato alla mongolfiera. E sono già operativi, hanno già utilizzato gli spazi, hanno visto come, dove si devono comportare, quali sono i percorsi per pulirsi, per entrare, cambiarsi, attivarsi negli spazi. Il progetto è già partito, abbiamo già qualche piccolo consuntivo, ve lo sto dando adesso, ma vi prometto che tutto quello che succederà poi e i progressi che avranno questi ragazzi, noi ve li ritorneremo, perché il ritorno che dovete avere voi è quello di vedere concretamente questi ragazzi cosa otterranno. Ed è mia promessa garantirvi che vi sarà riferito tutto quello che questi ragazzi riusciranno ad ottenere. Grazie.